Oh mio Dio, no. Che si vede così male. Che sei? Oh my god. Che bello, io però devo stare un po' più in qua. Ecco, vedi? Ah no, sì, no. Oh, non ci sto. Oh mio Dio, ragazzi, che bella questa inquadratura. Wow. Quindi oggi qui siamo con un nuovissimo video e una nuova, ma vecchia persona, non ti conosciamo, ma adesso la conoscete, Giorgia Gozzellino. È la mia compagna di ginnastica artistica e quest'oggi siamo qui per fare un video a riguardo, che oltretutto è sbucata fuori un'idea da noi, che si chiama... E chi è questo? No. Come si chiama questo titolo del video? Parlando di noi. Come ci siamo conosciuti? Yes! Yes! Aspetta un attimo che posso un po' la nervosità. No, no, anzi, alzala così, leggi meglio. Ok. La prima domanda. Ale, via! Come ci siamo conosciuti? E dove? Allora, ci siamo conosciuti qua a Chivasso, al centro sportivo chivassese, dove mi allenavo io. E dove mi alleno io attualmente. E dove si allena lei attualmente. E niente, ci siamo conosciuti lì. Lei ovviamente è entrata dopo perché prima faceva ginnastica artistica da un'altra parte. E boh. Allora, sì, è la stessa cosa, solo che io lo seguivo già su Facebook. Cioè, ti avevo già aggiunto gli amici. Perché era una stalker della Madonna, sì. Che e ci siamo conosciuti quando era? Nel 2014? I don't know. Sì, lo dico io. In palestra e boh. Bene. Poi la seconda domanda. Oh, quando? Io ci ho già risposto a questo. Bene. Vabbè, nel 2014. Se ti ricordi meglio, ci siamo già conosciuti a giugno del 2014 e non a settembre. Che stai dicendo? Eh sì, perché ero venuta a fare la prova a giugno. E poi sono venuta ad allenarmi seriamente a settembre. Boh, non mi ricordo. La prima impressione l'uno dell'altro. Beh, simpatica, carina. Vuoi sapere la mia? Sì. Tu mi stavi profondamente sul culo. Addirittura. No, è davvero. E poi era già pieno, cioè aveva forse due piercing. Probabile, questo qui sicuramente, sì. Perché ce l'ho da tanto tempo. Adesso non ce l'ho qui nel video, non lo vedrete, però ce l'ho. E ho detto questo qua è un fuorilegge. Poi l'ho conosciuto meglio, ed è vero. Siamo andati fuorilegge in due. No, vabbè, non è vero. Mi sono piaciuto. Prima gara che abbiamo visto insieme. Una gara a Torino che siamo andati a vedere una gara appunto di una nostra amica che gareggia in Serie A. Ed è stata la mia primissima gara che ho visto dal vivo, invece lei ne ha viste altre. Sì, io ho visto... La primissima che sono andata a vedere è stata l'incontro Italia-Germania premondiale nel 2013 a Vigevano, cioè io sono andata prima a Vigevano a vedere questa cosa e lì ho fatto appunto e l'ho fatto anche a tutto freddo. Ah. E poi sono andata a vedere, vabbè, il Grand Prix. L'ho sentito parlare, ma nel 2013 sempre. E poi nel 2014 sono andata a vedere la Serie B a Torino. Nel 2015 forse sono l'unico anno in cui non sono andata a vedere le gare. Poi nel 2016 sono andata con lui a vedere la Serie B e la Serie A. Che bella, abbiamo visto che la abbiamo fatto la prima foto. Ci ha messo mi piace su Instagram. What the fuck? Che tanto la farò spuntare qui ovunque, in ogni dove. Ok, non la c'è. Esatto. Ed è stata troppo bella. Comunque, dovevamo fare la foto con la manichini. Tempo e che alzo il telefono e scappata. Abbiamo fatto così. Via, se ne è scappata. Ma dobbiamo andare a riscaldare. E poi subito dietro c'era la Ferlito. Carlotta, possiamo fare una foto? Lei, certo, si è fermata tutta carina, amore mio. Piango ancora. Vabbè, andiamo avanti. Prima vacanza insieme. Prima vacanza insieme è se stata... Se si può dire vacanza. Sì. È stato un giorno. È stato un giorno, però è stata una vacanza.
A Boa, a Vercelli, appunto a casa di una nostra amica. Di Olly, del vlog che hai fatto. Esatto. Hai fatto un vlog? Il vlog? Sì. Della... sì, sì, l'avevo fatto, quindi magari ve lo lascio qua sotto in descrizione. Prima foto con una ginnasta non italiana. Beh, è stata quando... quest'anno, no? Sì. Quest'anno, ad aprile, a... poco prima del mio compleanno. No, a inizio mese. Era l'1 e il 2 aprile, il tuo compleanno è il 31 aprile. 30! Non esiste il 31 aprile! Almeno non esiste, no? Non so. Aspetta, non era gennaio, febbraio, marzo... No, non esiste. Ma che cazzo è sai questo? No. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno... Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre... No, non era così, non mi ricordo. Comunque è stata appunto a quest'anno, ad aprile, e siamo andati a... Jesolo! E abbiamo visto tantissime ginnaste di sì, tutto il mondo. Adesso cerchiamo la prima. Se non sbaglio, la prima foto con una ginnasta straniera che abbiamo insieme è... Ata questa... con le francesi. No. Eccola qua! Vabbè, questi sono dettagli. No, infatti, perché il giorno fa le messe... Eccoci qua. Oddio, da che parte devo andare qui? Eccoci qui, guardate che carini che siamo, la Bais in cartellone, amore mio! Vabbè, comunque foto, ma non foto, perché alla fine, oddio, era un cartellone, perciò peccato. Quell'anno doveva esserci la Bais, ma non c'è stata perché chiedeva quattrini. Cioè, non sappiamo quanto, ma abbiamo parlato con un fotografo. No, abbiamo parlato con quello che organizza la gara, perché l'abbiamo conosciuto e ci ha portato anche in campo gara. È stato bellissimo, perché io davanti a Ashton Locklear. E poi eravamo lì che ci guardavamo attorno, ci passano le ginnaste così. Sì, e noi eravamo tipo, oh mio Dio, tipo, guarda lì! Madonna, no, che roba. Poi... soprattutto la foto di gruppo che abbiamo fatto, ragazzi. Lasciala qua. Madonna, no, ve la lascio assolutamente perché ci siamo riuniti tutti là e chissà quelli degli sfalti ci avranno odiato sì, un casino. Soprattutto Chiara, avranno odiato. Poi, i momenti no, come li abbiamo passati? Momenti no, diciamo che... a piangerci addosso. Secondo me ne hai passati più tu di momenti sì, no. Sì, ne hai passati tanti tanto. Soprattutto in palestra, perché la palestra è così ragazzi, perché hai visto il mio video, quello che ho messo, cos'è la ginnastica artistica per me. Parlo anche dei momenti, comunque ci sono momenti di felicità, ma anche momenti di tristezza, quei momenti in cui non ti vengono elementi, e va tutto, no, appunto, il giorno, cioè, appunto il giorno, specialmente che mi ricordo se mi messo a piangere perché non veniva trave. Ho detto, Giorgia, prendi un respiro, vai in bagno, sciacquati, tranquillizzati e riproviamoci insieme, ok? Non ce l'ho fatta. Quel giorno niente, è andato comunque no, però comunque sia... poi no, si va avanti, no, nei no, giorni è sempre si stato migliora. Fianco, infatti adesso che cambi palestra... sarà duro. Ma davvero? Difetti e pregi dell'altro. Oh my god. Allora, un pregio di Stefano è che è bravissimo. Bellissimo. Cioè è dolce, è proprio un bravo amico, mentre un difetto è che... sono a testa di cazzo. A parte quello, non dà mai retta a nessuno, mai. Sono molto... che vado con la mia testa, sì. Testa mia, sì, assolutamente. E invece? Tu sì, sei brava, però un po' stronza. E comunque anche tu è ginnastica, anche... Non mai dicevo anche all'esterno. Ah, poi, sì. No, boh, tu sei brava. La ginnastica sei brava fuori. Vai in tilt facilmente, penso. Sì, un difetto. Passione in comuni, altro la ginnastica. Fotografia. Sì. Che riguarda la ginnastica. No, vabbè, a me piace appunto la fotografia molto. Sei molto avvicinata molto alla fotografia grazie a me. Non esatto. Lo volevo ammettere, ma io lo so. Peccato che io una Canon e una Nikon. Due cose opposte, insomma. Esatto. Però, no. Cioè, si è avvicinato grazie a me perché ogni volta che andavamo a vedere una gara lui mi prendeva sempre la Nikon. Sì. E soprattutto adesso, che so cosa vuol dire avere una macchina fotografica personale, so quanto si è geloso. Infatti! Della propria macchina fotografica. Io infatti mi incazzavo in continuazione. Solo e dicevo, dai, Giorgia, lasciala! No, non si trova. E no, però lui la lasciavo, però le altre persone no. Perché tu sei comunque molto affidabile. Ovvio. In alcune cose. In alcune cose in tue. Decima domanda. Eboli. Eboli, quindi allora, è un discorso a parte.
in cui andremo, cioè è una domanda del futuro, insomma. Praticamente oggi è mercoledì. Sì. Venerdì 15 settembre, io e lui alle 11:13 del mattino partiremo da Asti. Sì. Che è vicino dove abita lei. Con il treno arriveremo a a Salerno alle 21 qualcosa, quindi abbiamo 10 ore di treno. Sì, moriremo, ragazzi. E andiamo a Eboli a vedere l'ultima tappa di Salerno. Yeah. Ma penso che tu farai un vlog. Sì, certo che farò un vlog. Anche domani. E purtroppo sarete un paio di giorni senza i miei video, ma se magari mi organizzo bene farò uscire i video mentre che sono non là. Nessuno. Sì, sì. E niente, il video è finito. Posso chiederlo come chiudere? Non so, tante persone. Posso più gli scardi prima di quella monopattina. Sì, ma non avvicinarti troppo, eh. Non tocca l'obiettivo. Stefano, ho una macchina fotografica fuori di te. Eh? Appunto, quindi dovresti sapere. Infatti, basta che... Vabbè, quindi ragazzi, questo video è finito. Ovviamente iscrivetevi al canale, soprattutto per questa bellissima nuova ripresa, molto molto carina. Lasciate ovviamente un bel mi piace, un commento, scrivete quello che volete, trovate i nostri account. Che cazzo ti fai? No, perché se io vado là con la TV sono. E perché siamo a specchio. E invece no, qui andare di qua, però non mi sono ancora arrivato. Trovate i nostri social network qua sotto, quindi passateci, dovete seguirci così vedete le nostre storie quando saremo able a vedere tutte le ginnaste. E quindi niente. Bye! Ok. Ma già... Vedi che se ti rompi qualcosa prima di partire...